Celebrato mercoledì anche ad Enna il 172° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, la cerimonia si è svolta al Teatro Francesco Paolo Negli alla presenza delle autorità del territorio. Un'occasione per valorizzare le numerose attività svolte dagli uffici della Polizia di Stato nel contrasto e nella prevenzione di ogni forma di illegalità e sul piano della tutela dell'ordine pubblico. Nel corso della cerimonia sono state conferite onorificenze al personale che si è particolarmente distinto per l'impegno profuso e gli obiettivi raggiunti. Il messaggio è quello comune di ogni anno, far arrivare il segnale che la Polizia di Stato è sempre presente, che la Polizia di Stato è sempre a fianco di ognuno dei cittadini che ha bisogno, e quindi noi in qualunque occasione, con qualunque modalità, facciamo presente a tutti i cittadini che ci siamo e ci saremo sempre. Gli strumenti ce li abbiamo, dobbiamo prestare una particolare attenzione a quello che è il fenomeno del codice rosso. Ci sono tantissimi casi e quindi la nostra attenzione deve essere focalizzata prevalentemente sul tutelare le vittime di questo terribile reato che è quello dello stalker, dell'abuso e del maltrattamento in famiglia. Durante l'evento è stato dato spazio anche all'arte con letture di poesie, monologhi ed esecuzioni di brani musicali da parte del personale della polizia. Presente anche il corpo bandistico dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Enna, che ha eseguito l'inno nazionale. Lode a tutti i poliziotti, che siano figli, padri, madri, d'ufficio e di quartiere, dirigenti o semplici agenti. Vanno amati e rispettati, non derisi e denigrati. E se qualche volta scatta, non è un soldatino di latta, ha un cuore, un'anima, una dignità che va protetta in ogni eventualità, senza se e senza ma. Ricorda, se hai bisogno, lui è là, a difesa della tua incolumità.